Siamo qui con Roberto Zarriello, noto esperto di nuovi media, nonché anche docente di questi argomenti. Quindi vorrei chiederti come primissima cosa, qual è al momento, in poche parole, diciamo, lo stato dell'arte per quanto riguarda l'utilizzo di social media nelle aziende? Ma guarda, io innanzitutto farei un riferimento anche alla stretta attualità e a quello che sta succedendo durante questo festival del giornalismo. Prima si parlava di giornalismo digitale e di comunicazione digitale, oggi invece si discute di questi argomenti e c'è sicuramente una netta differenza, nel senso che ormai diamo per scontato che non ci sia giornalismo senza nuovi media, senza le varie evoluzioni determinate dall'avvento, ad esempio, dei social media e non solo. E sotto il punto di vista della comunicazione aziendale, chiaramente non ci può essere comunicazione aziendale se non ci riferiamo in modo specifico anche a tutte le varie tecniche di comunicazione che derivano appunto dai social network in genere, che secondo me vanno chiaramente definiti più social media, anche per tutti gli utilizzi possibili e per tutte le connotazioni che riguardano in modo specifico questo settore. Per quanto riguarda certe paure, diciamo, sì, delle aziende nell'approcciarsi effettivamente al digitale, sì, quali sono gli ostacoli maggiori? Ma guarda, secondo me già partire dal concetto di paura significa partire con il piede sbagliato. Io penso che sia importante confrontarsi con i nuovi strumenti. Io credo che ci sia un know-how, un'etica, una professionalità che restano le stesse, parlo del giornalista ma parlo del comunicatore in genere. Quello che cambia chiaramente sono gli strumenti che andiamo ad utilizzare. Gli strumenti che andiamo a utilizzare sono sicuramente strumenti in cui la parola d'ordine è cross-medialità. Oggi bisogna saper utilizzare tutti gli strumenti a disposizione e tenere bene presente però che al centro di tutto restano sempre i contenuti. E quindi ecco, l'aspetto tecnico e informatico non sostituisce quelle che sono le competenze del comunicatore, che è chiaramente chiamato a decidere quali possono essere i contenuti più vincenti. Mi riferisco ad esempio alla fanpage di un giornale, ma mi riferisco ad esempio anche alla fanpage di un'azienda. È chiaro che con i contenuti tu crei il brand dell'azienda, crei anche l'immagine dell'azienda sui social network e quindi voglio dire, il concetto dei contenuti al centro di tutto credo che resti un concetto fondamentale. Come si può conciliare quindi il bisogno di un'azienda di garantire comunque la pulizia, diciamo, dell'immagine del proprio brand e comunque la quantità di contenuti generati dal basso, che possono essere testuali o multimediali? Ecco, questo è tutto ciò che concerne quella che è l'attività di ufficio stampa digitale, se così possiamo definirlo. Un ufficio stampa che nasce dal basso. Prima le aziende comunicavano sostanzialmente da uno a molti, comunicavano attraverso il classico ufficio stampa, attraverso il classico strumento del comunicato stampa. Oggi il comunicato stampa non si rivolge più soltanto ai giornalisti, ma il comunicato stampa finisce in rete, pubblicato da un sito, linkato da una pagina, da un profilo Facebook o da un profilo Twitter. Questo significa che chiunque può discutere di quell'azienda, di quel prodotto, può esprimere la propria opinione. L'azienda deve essere capace di gestire la comunicazione sul web, ma gestire la comunicazione sul web significa rispettare i pareri e le opinioni di chi esprime pareri anche negativi magari su un prodotto, su un brand aziendale. È chiaro che si può e si deve fare in modo che l'utenza possa in qualche modo avvicinarsi di più alla filosofia aziendale, a quello che è il core business dell'azienda, capire bene i pregi dell'azienda anche utilizzando i social media. Lì esistono tutta una serie di tecniche che chiaramente possono essere estremamente interessanti per raggiungere questi obiettivi. Parliamo un po' del libro che uscirà fra qualche settimana. Sì, il libro è un libro edito da Franco Angeli, un editore che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. È un libro particolare perché per me è stato anche un esperimento di scrittura diverso, perché scrivere
penne digitali, è sicuramente diverso da scrivere un libro più orientato alla comunicazione aziendale, un libro scritto a quattro mani con il professor Antonio Ferrandina, che è docente di marketing alla LUIS Business School. È un libro in cui cerchiamo di capire come è cambiato il mondo della comunicazione aziendale dopo l'avvento dei social media e quali sono gli strumenti che un'azienda può utilizzare. Li andiamo ad analizzare, andiamo a capire come cambia un piano di marketing aziendale cosiddetto 2.0 o piano di marketing social, e andiamo a dare dei consigli e dei suggerimenti molto pratici, perché la caratteristica del libro è questa. Ha un linguaggio semplice e pratico che andrà, il libro viene inserito per l'appunto in una collana dal titolo 60 minuti, sono dei testi che appunto devono essere fruibili e devono essere consumati nel minor tempo possibile da liberi professionisti, manager e quanti vogliano approfondire appunto questa tematica. Quindi ci auguriamo che chiaramente possa essere d'aiuto a questo pubblico vasto e variegato. Roberto, ti ringrazio davvero tantissimo. Grazie a voi.